Il premio Nobel per la pace Layman Gebowi in visita a Rondine, un incontro che ha dato avvio alla quinta edizione del premio Semplicemente Donna. Il premio Nobel per la pace ha visitato il piccolo borgo aretino, incontrando i ragazzi e le ragazze provenienti da varie parti del mondo dello studentato. Una donna straordinaria che nel suo paese, in Liberia, ha fatto cose eccezionali, incredibili, impossibili, che tutti confinavano nel mondo dell'utopia. Noi speriamo, da piccoli candidati, attraverso gli studenti che escono da Rondine, che siano loro a prendere come lei ma un bel premio Nobel della pace, applicando la fantasia e il coraggio nei loro luoghi insanguinati dalla guerra. Rimango molto impressionata dal lavoro che sta facendo non tanto il programma ma anche questi ragazzi qui a Rondine, anche perché la tanta ignoranza che è nel mondo oggi contribuisce a costruire tutte queste cavolate che si sentono oggi nel mondo. È un posto che permette ai ragazzi di riunirsi e cercare di lavorare sul significato di pace oggi. È molto importante non soltanto per l'Italia ma anche per il mondo in generale. È stato dunque un incontro sul tema della pace ad aprire questa edizione del premio Semplicemente Donna, confermando ancora una volta la mission della manifestazione, rivolta non solo a celebrare figure femminili ma anche a promuovere il confronto con le nuove generazioni. È fondamentale portare queste donne che con il loro coraggio, determinazione, passione si sono distinti in vari settori, portarli nelle scuole, far sì che loro raccontino la loro storia. E devo dire che i ragazzi sono molto interessati, perché alla fine i ragazzi hanno bisogno di esempi e sono molto attenti. Dobbiamo dare loro speranza e esempi, devo dire.